Quindi volevo sapere da te qual è il tuo commento, quali sono le tue impressioni su questo 2021 un po' strano. Sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che il suono dei mobili sia l'elemento trainante dei fuorisalone, perché ha una capacità attrattiva che solo il suono del mobile può avere. Grazie a Dio tante persone si sono impegnate per fare questa Design Week. Il suono del mobile è stato certamente un successo sopra le aspettative, ma io direi che anche tutti i fuorisalone hanno riscontrato una notevole affluenza di persone. Certamente non è diciamo, comparabile con quella di un normale suono del mobile, ma tenendo presente tutte le problematiche anche di viaggi, non dobbiamo dimenticarci che dai paesi lontani non è possibile venire in Italia, oppure si può venire con notevoli limitazioni, vedi quarantene in ingresso e in uscita, quindi questo ha reso difficile il fatto di la possibilità di spostarsi da parte di molti operatori. Ciononostante abbiamo visto tanti stranieri, abbiamo visto tanti italiani e questo è un aspetto molto positivo, soprattutto dà un'iniezione di positività e ci fa capire che ce la possiamo fare, che da questa situazione si può uscire, che si può guardare oltre, che si può andare avanti e che si può affrontare anche i prossimi mesi con maggior ottimismo. Manterremo sempre tutte le precauzioni possibili, tutti i distanziamenti, eccetera, però la vita continua e questo salone e il fuorisalone ci hanno dimostrato che si può continuare. Sei d'accordo sul fatto che possa essere considerata una sorta di edizione di passaggio, ma con degli elementi che forse possono anche essere mantenuti per quello che sarà il prossimo salone, quello vero, diciamo la 60ª edizione, cioè questo allestimento all'inizio tanto criticato a priori, poi è facile criticare senza nemmeno vedere, in fondo ha funzionato, è piaciuto. E potrebbe essere una soluzione, chiamiamola democratica, da utilizzare anche per delle aree particolari, per aziende che non vogliono fare grossi investimenti, di stand di grandi dimensioni. Cosa ne pensi? Allora, il salone mobile è attrattivo in quanto salone mobile. È attrattivo perché consente ai visitatori che arrivano da lontano di vedere la più bella fiera al mondo. È un momento in cui le aziende possono presentare al meglio i suoi prodotti nel miglior contesto possibile. Vedo difficile un salone mobile in chiave ridotta come quello che abbiamo visto qua, che si è dovuto fare ed è stato giusto farlo, era giusto farlo così perché stiamo appunto vivendo un momento di transizione, non sarebbe stato possibile fare un salone mobile tradizionale, però non possiamo neanche pensare di fare un salone mobile in scala ridotta perché le persone che arrivano da lontano vogliono vedere No, qualche infatti cosa non pensavo a che un'edizione. abbia un senso. Può essere assolutamente giusto prendere spunto le cose positive di questo salone e magari riprenderne alcuni concetti, alcune soluzioni che sono state Solo per adottate delle e aree riportarle, particolari, assolutamente intendo sì, dire, sì. delle aree particolari potrebbero essere realizzate in questo modo, immagino, alle start-up, alle piccolissime aziende che non possono permettersi un grande stand Alle al salone mobile. autoproduzioni, Le autoproduzioni, quindi assolutamente questo potrebbe essere un concetto ripreso come una via di mezzo fra il salone mobile e il salone satellite, quindi quello spazio intermedio che è coperto da tante realtà che adesso magari sono anche presenti fuori salone, sparsi per Milano e che magari potrebbero essere presenti nel fuori salone e anche all'interno del salone mobile.